Sì, un cittadino qualunque o un politico. Per me la cosa migliore sarebbe un cittadino che fosse anche politico magari, avesse cioè anche delle iscrizioni compromettenti, ma che fosse però veramente libero, da capire l'importanza della libertà dell'informazione, da capire l'importanza di tanti diritti da salvaguardare, perché prima di tutto c'è la dignità della persona. Un nome non mi viene in mente, però ci sono degli esempi nella nostra vita che si possono benissimo configurare come candidati credibili.